Gli istituti alberghieri sono in pericolo. Il grido d'allarme del Sindacato Nazionale Insegnanti di Pratica Operativa. La Commissione di Lavoro del MIUR ha messo a punto il provvedimento che ridurrà gli indirizzi attualmente presenti, accoglienza turistica, sala, vendita, cucina e produzioni dolciarie, ad un unico profilo inesistente sul mercato del lavoro, peraltro demandando l'area professionalizzante a futuri confusi rapporti tra istituti e regioni. Per il sindacato tutto ciò avviene nel momento in cui il mondo del lavoro richiede sempre più micro specializzazioni, quindi più indirizzi nella scuola, e in presenza di centinaia di laboratori e di migliaia di insegnanti tecnico-pratici di spessore. Questa operazione, afferma Marco Di Vincenzo, segretario nazionale SNAIPO, potrebbe minare mezzo secolo di storia, tradizione e qualità italiana, oltre ai posti di lavoro e opportunità formative nazionali e internazionali per i giovani. Nel mirino gli istituti professionali di Stato per i servizi enogastronomici e di ospitalità alberghiera, che oltre ad avere garantito sviluppo e occupazione agli operatori e manager di settore per decenni, stanno vivendo in questi ultimi anni un boom di utenza, qualità formativa ed efficienza. Lo SNAIPO, sindacato degli istituti alberghieri, insieme alle associazioni professionali collegate, ha già chiesto formalmente al governo un tempestivo dietrofront.